Allora, il Novecento comincia con una guerra estremamente classica, una guerra mondiale, la prima guerra mondiale, che è in qualche modo clausewitziana, cioè vede fronteggiarsi degli stati pieni di guerra, anche in tempo di pace, una abbastanza classica, ma finisce in forma esasperata, cioè finisce con una guerra che appunto uno dei generali più importanti del Reich tedesco, Ludendorff, definì nel suo scritto guerra totale. Che cos'è la guerra totale? È la guerra di stati fra stati occidentali fortemente industrializzati che percepiscono un certo conflitto come un conflitto esistenziale, cioè ne va della vita e della morte dello Stato e quindi impegnano totalmente sia la società sia lo Stato nella guerra, di fatto facendo passare la forma della società da una forma articolata a una forma disarticolata, cioè trasformano la società in un esercito. Questa è una cosa che viene trattata in modo estremamente abile da Junger, con un testo del 1930. Si intitola La mobilitazione totale, poi col testo del 32, L'Arbeiter, l'operaio, ma in realtà è presente come in un importante articolo pubblicato da un sociologo ed economista tedesco che si chiama Lederer, Emil Lederer, nella rivista di Weber, di cui lui era redattore, in cui si vede che Lederer già nel gennaio del 15 aveva capito che la guerra trasformava la società, trasformava il rapporto tra società e Stato, appunto. Mentre uno Stato nazionale moderno, tardo ottocentesco, primo novecentesco, è una forma politica che contiene dentro di sé una società, la quale società è abbastanza autonoma e dunque, come si dice, è articolata, complessa, insomma. Tuttavia, questo tipo di Stato è pronto, dietro uno stimolo specifico, che è una guerra percepita come guerra esistenziale, è pronto per sostanzialmente distruggere la società e portarla tutta all'interno dello Stato, per cui esiste soltanto non il rapporto Stato-società, ma il rapporto Stato-esercito, Stato-forze armate, cioè come dire, si svela un arcano, si svela l'arcano del fatto che lo Stato contiene la guerra. Bene, a un certo punto questa guerra contenuta nello Stato appare manifesta e si mangia l'intera società. Poi lo Stato permane come attore della guerra totale. Ma insomma, attenzione, non è che poi quando metti in moto una guerra totale, tu Stato metti in moto una guerra totale, poi puoi fare molto altro. Cioè accedi a un livello politico-polemico dal quale non si recede. Quando ci sei, quando hai fatto quest'ultimo passo, non è che smonti la guerra totale e dici torniamo alla società articolata, no. E infatti, durante la prima guerra mondiale, appunto, stati che contengono la guerra potenzialmente diventano stati di guerra, totalmente stati di guerra, si accende la guerra totale, ovvero sia non si fa null'altro che la guerra. L'intera macchina produttiva lavora per la guerra. Nella seconda guerra mondiale sarà ancora più evidente, cioè a un certo punto nella seconda guerra mondiale un'economia come quella tedesca o come quella sovietica lavorano per la guerra al 70%. Come dire, si mette il pane in bocca alla gente e basta, non si produce altro che armi. E questo è un passaggio sostanzialmente irreversibile, cioè quando arrivi a questo puoi soltanto combattere, vincere o perdere. Se perdi sei morto, sei distrutto, non c'è più. Nello Stato, nella società, nell'esercito c'è niente.
Per cui la prima guerra mondiale è proprio questa prova, questo alambicco dentro il quale si forma la guerra totale a partire da una situazione clausewitziana, cioè uno Stato potentissimo che contiene la guerra in modo implicito. Contiene la guerra, ma contiene anche una società articolata. Bene, a un certo punto, quando ci sono certe circostanze, quella società articolata viene disarticolata dallo Stato, perché dice: non mi interessa più la complessità della società, io voglio che ogni operaio divenga un soldato. Per cui, di fatto, quello che io vi ho descritto come una serie di passaggi traumatici può anche essere visto, al contrario, come il rivelarsi di una continuità tra la forma della produzione capitalistica e la forma della guerra. Cioè, era lì, pronta per manifestare la propria essenza di guerra. No, si produce per il consumo, ma per bacco, certo, si produce per il consumo, ma che cosa viene consumato? Vengono consumati le armi, vengono consumate le masse, vengono consumati i materiali, le tremende battaglie di materiali della Prima Guerra Mondiale, cioè con dei 600.000 morti per volta, battaglie di 6 mesi, fondate sull'idea che siccome non si riesce a passare, bisogna distruggere la sostanza biologica del mondo. Cioè, vediamo a chi ne ammazza. Questa è una guerra. La guerra che si mangia la società, dice, ma non si mangia lo Stato, appunto, ripeto, attenzione, lo Stato accende la guerra totale, con una bomba atomica accende una bomba H, dopo non torna indietro. Allora, fino al 45 noi vediamo questa bella storia, cominciata dalla Prima Guerra Mondiale, teorizzata subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, prima c'è la prassi, poi c'è la teoria, intanto, proprio perché si è visto che cos'è una guerra totale, si procede a livello diplomatico al contrario, cioè a dichiarare la guerra un reato, come già ho detto, no? Il patto Briand-Kellogg, e però nonostante questo si va alla seconda, la seconda guerra mondiale è una guerra, è un certo numero di guerre totali che hanno come posta in gioco il tentativo di formazione di imperi nuovi, diversi dagli imperi vecchi, cioè diversi dall'impero francese e inglese. E poi basta. Poi c'è di nuovo, diciamo così, la ripresa del patto di Anchelog in forma ancora più manifesta, ancora più universalistica, che è lo Statuto delle Nazioni Unite. E lì abbiamo un doppio registro, come sempre, universalismo teorico negato dal fatto che gli universalismi ce n'erano due e dunque in realtà la struttura reale del mondo era una struttura bipolare, con la guerra resa impossibile e la pace resa altrettanto impossibile. La guerra è impossibile perché grazie alla bomba atomica, proprio grazie, non hanno potuto farsi la guerra, i due, pace praticamente impossibile perché quei due erano impegnati in realtà in una guerra totale, ma era una guerra fredda. Però era totale, cioè se la giocavano su tutti i livelli, a livello intellettuale, a livello propagandistico, a livello culturale, a livello tecnologico, a livello economico, a livello della minaccia nucleare, e anche qualche piccola spallata che veniva data in posti remoti per vedere se il nemico aveva la prontezza di riflessi per reagire, no? Poi fine della guerra fredda, teoria di nuovo, universalismo, il globo è uno spazio liscio, esiste soltanto una legge del mondo che è la legge del capitalismo come legge economica, che è la volontà del Washington Consensus sotto il profilo economico. Sotto il profilo formale, il diritto internazionale è cresciuto, aumentato, è divenuto jus cogens, con uno spostamento del baricentro dell'ONU che nasce come
organizzazione di stati per garantire la sovranità autonoma degli stati, che devono pagare il prezzo però della rinuncia allo ius bellum, uno spostamento del baricentro dell'ONU da questo, che permane certamente, alla responsabilità protetta, cioè alla responsabilità dell'ONU di proteggere le popolazioni quando i governanti delle popolazioni sono tiranni pazzi crudeli. E dunque difesa dei diritti umani, difesa attiva, esportazione della democrazia, forte interventismo dell'ONU, che delega poi la capacità militare a chi ce l'ha, gli americani sostanzialmente, ma non solo, responsibility to protect, formazione del Tribunale Penale Internazionale, anche lì con qualche cautela perché mezzo pianeta non aderisce al Tribunale Penale Internazionale, però insomma intanto c'è, che vuol dire tra l'altro fine della prerogativa sovrana, cioè fine della impunibilità dei capi di Stato, che l'impunibilità dei capi di Stato è il dogma, cioè il capo di Stato, il governo, è portatore di una capacità politica che non può essere giudicata. Può perdere una guerra, ma non può essere criminalizzato. Sul Tribunale Penale Internazionale, sulla base di una logica, diciamo, keynesiana, esiste una liability, cioè una punibilità specifica delle persone che ricadono sotto la legge internazionale. Quale essa sia, non è chiaro, quale pene prevede, come ci si possa difendere, non è chiaro, però il concetto è: gli stati non sono più sovrani perché non possono più fare la guerra come metodo normale di soluzione delle relazioni internazionali, e i capi di Stato non sono impuni. Poi vai a vedere, hanno preso il capo dello Stato del Sudan, hanno preso un povero, un povero delinquente, Milosevic, insomma, tutto quel che volete, ma certamente i capi delle superpotenze no. E questo è un po' una legittimità un po' minacciata, se vuoi. Comunque, le guerre a questo punto che cosa sono? Sono le nuove guerre, sono le guerre asimmetriche, sono le guerre di polizia, cioè le guerre che vedono da una parte un dispiegamento di forze convenzionali sempre più impressionante, sempre più mostruoso, sempre più complicate, questi sistemi d'arma, da una parte, e dall'altra selvaggi terroristi armati di lancia o armati di capacità appunto terroristica, appunto asimmetrici. Vissero felici e contenti finché appunto si giunse a dire: bene, questa non è più guerra. E infatti, no, il libro del generale Rupert Smith, che abbiamo pubblicato col Molino, comincia: war is over, la guerra è finita, non c'è più la guerra. Andare in giro con un grosso carro armato dentro un villaggio iracheno non è guerra. E fare una sorta di ordine pubblico. Ecco. La guerra, l'ultima battaglia di carri è quella sulle alture del Golan del 73. Per cui la guerra c'è, ce la teniamo, è il nostro inferno che ci perseguita da quando siamo stati buttati fuori dal paradiso terrestre. Siamo questa roba qui. Non è brillante, ma è di così. Poi si può cedere alla tentazione della guerra totale, che oggi è più difficile, perché la guerra totale vuol dire costa troppo, sostanzialmente costa. Si può cedere alla tentazione della smargiassata nucleare, ma ci credo poco, perché nemmeno il più deficiente dei deficienti supera quella soglia. Insomma. Ma certamente l'idea di andare a spasso per il mondo sparando ce l'abbiamo, e lo facciamo. Spendiamo 2.000 miliardi l'anno. E la nostra Leonardo è la settima nel mondo con capacità produttiva. Siamo bravissimi a produrre armi. Meno ad adoperarle, ma a produrre solo. Perché avevo detto questo? Intanto per dare la chiusura sintetica del seminario, che non ha una chiusura, perché
non si può dire abbiamo dimostrato che cosa è la guerra, abbiamo dimostrato che la guerra nasce in questa circostanza e muore in questa circostanza. No, abbiamo... cosa c'entra Grozzi? Grozzi è un bel compromesso. Da una parte l'età moderna, no, l'apriamo, se siamo persone serie, con Hobbes, cioè con il modello westfaliano. Lo spazio non è liscio, ma certamente è omogeneo, cioè è inerte, è indifferente. Lo spazio non ci dà informazioni sulla guerra. Nello spazio ci sono degli stati. Gli stati sono tra di loro in stato di natura, quindi si possono fare la guerra. La guerra è uno status, cioè è una condizione, non necessariamente è un atto. Come dice Hobbes, la guerra è come il maltempo. Quando tu dici è brutto tempo, non vuol dire che piove, vuol dire che il cielo è pieno di nuvole e da un momento all'altro può piovere. Quindi spazio inerte nel quale, dunque, dequalificato, privo di qualità, non c'è lo spazio della cristianità, lo spazio di Islam. Per favore, siamo tutti. Attenzione, dire siamo tutti uguali di solito ha un contenuto polemico altissimo. Tutti uguali vuol dire i generi di sabbia, vuol dire non c'è un ordine. Può capitare di tutto.